Sì, ma è già troppe immagini, troppe cose. Io non ma è molto figo. Con questo ci fai i filtri, eh? Bravo. Sì, quanti erano prima? 6-7 foglie? Sì, no? Erano per 8 persone. Allora, praticamente funziona così. Si chiama concept perché tu devi spiegare un concetto che leggi su una di queste carte. Certo. Okay. Tu scegli una parola, esempio, yogurt, e tu devi, partendo con il punto interrogativo, inserire il punto interrogativo come concetto di partenza, che è quello dalla quale tutti quanti si afferrano, si agganciano per capire... Lo yogurt. È commestibile. Quindi, cibo, qua, vedi? Metti questo, cibo. E tu, cibo, rafforzante del concetto iniziale, puoi mettere i cubettini verdi. Quindi è un cibo messo in un cilindro. E nel momento in cui fai indovinare qualcosa, prendi due. Chi la indovina prende uno. Bella ragazzi, sono Deluxe e siamo oggi qui tornati con un nuovo video incredibile insieme al trio. Pazzesco. Siamo diventati un nuovo trio. Meraviglioso. E oggi premates. Sì. E chi è il quarto? Chi è il trio era Johnny Greek. Torna Johnny Greek. E questa è una bella scommessa, voglio proprio vedere come torna. Oggi andiamo a giocare un gioco da tavolo, magari qualcuno l'ha già giocato, probabilmente quello che ho spiegato prima verrà tagliato in modo... Cioè. No, nel senso, comunque sono le nostre regole. Utilizzeremo le regole che vi abbiamo spiegato, quindi parto io, arriviamo a 22 like al giorno. No, sono pochissimi. Al secondo. Al minuto meglio. Al minuto però so pochi. Sì, no, al minuto ma costanti nel tempo. Per sempre. 22.000 like per un prossimo video su concept con donne nude. Versione melagodiana. Tutto versione. Ci penso io, faccio un altro. Allora ragazzi, già ho contattato Hasbro e mi hanno detto ok. Bene, finito l'autismo. Allora, prego. Ne arriva un altro di autismo. Porca certo. Puttana. Cioè, ti dico, tipo, no, non me le dire. No, 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 non la farei. Però tipo c'è My Little Pony. Ma come cazzo fai a far capire My Little Pony? Allora, io intanto mi prendo uno di questi, voi avete l'altro, così ve lo guardate insieme. Allora, è un oggetto. Io posso, posso dire quello che intendo in questa categoria. Certo, sì. Ovvio. È un oggetto marrone. Un oggetto marrone. E lo si può usare con il corpo. È un oggetto marrone che si usa con il corpo. Un oggetto marrone che si può usare con il corpo. Ha quattro, diciamo, ha delle cose cilindriche. Lo sappiamo che poi quando andremo a vedere questo oggetto sarà completamente diverso. No. Questa descrizione, no? Completamente. Io sono molto confuso. No. È un oggetto marrone che si usa sul corpo e ha dei cilindri. Dei cilindri. Guardate che questa è nei facili e porco zio è difficile. Dai. Ah, no, aspetta, è un oggetto marrone che si usa col corpo ma è di legno. Bro, te lo dico? Guarda, secondo me nella tua testa malata è un pettine. No, pettine di legno, che cazzo è? No, se no si userebbe nella testa, non nel corpo. Ah, c'è anche testa, certo, scusa. Non c'è un concetto a supporto? È molto, cazzo, è nei facili, ma non... Un oggetto marrone. Che sensazione ti dà di emotiva quando la usi? Di felicità, però dopo che lo usi, perché prima sei... Sei triste prima. Non sei triste? Ho paura. Prima sei triste e poi sei felice. No, è di legno cilindrico. No, sto uscendo. È un cilum. Il concetto principale si usa con il corpo salendoci sopra o sedendoci sopra. E ha degli oggetti cilindrici stretti. È una sedia. È una sedia. Sì. Ho vinto. Sì, hai vinto. Vabbè, comunque questo era un test. Tieni. Vai. Come sei... questo era un test? Questo era un test. No, l'ho azzeccata. No, no, dammi un punto, due punti a te. Allora, fauna. È un animale che... fa male. Cammini. Serpente. Pitone. Che va nei climi caldi. Nei climi caldi. E che fa male. Un leone. Una tigre. È un animale per il quale a volte serve una cura. Una cura, cazzo. Un ragno. Una tarantola. Un aracnoide. Pensate a. Se non è un questo. Serpente. Climi caldi. È il serpente. Lo scorpione. Cazzo, lo scorpione. È un scorpione. È un personaggio di fantasia. Di fantasia, ok. Che ha la vista infuocata. No, non è infuocata, è diciamo che vede. Il suo nome comunque c'entra qualcosa. Okai. Bravo. Okai, ok. Tu l'hai detto in inglese però mi dice. Cioè, ha scritto occhio di falco. Ma è la stessa parola in italiano e in inglese. E quindi c'è scritto occhio di falco. Se tu sei international mi dispiace. Parla come mangi. Dai.
Concetto iniziale. Concetto iniziale. Una persona. Una persona. Quello è, quello è famiglia, società, gruppo. Ok, no. In borghese. Vabbè. Clint Burton. È indifferente. Ah no, l'ha messa lui. Ma l'ha messa sì, lui. L'ho messo io, l'ho messo io. È indifferente. È indifferente che sia uomo o donna, è per quello che volevo dire. Ah, gender fluid. È indifferente il genere. Ok, mm-hmm. Una persona lo osserva. Lo osservi e sei felice. Il soggetto è questo, io sono partito da tutto da il dopo. Soggetto è questo? Sì, un luogo che guardandolo ti rende felice. Casa. No, che dici tu lo guardi e dici bello. Un monumento, che ne so, un qualsiasi monumento, il Colosseo, non so. Ho capito, però fa parte di... Un paesaggio. Hai capito. Un altro concetto è che può essere che venga utilizzata da delle persone, da un gruppo di persone, lo utilizzano anche... Per scopi artistici. Una scuola. Non è un museo. No. Non è una scuola. No. Un concerto. No. Però non è un luogo visto come un luogo fisso. Possono essere tanti luoghi. Ecco, questo è il discorso. Possono essere tanti luoghi e tanti posti. Mi verrebbe di dire un posto dove fai le foto e tutto. A cosa fai le foto? A qualsiasi cosa. Però generalmente, genericamente. Sì, paesaggi. Un monumento, certo. Paesaggi una collina, naturali. Una montagna, le Alpi. Che cos'è un paesaggio? Un panorama. Oh. Bro, panorama. Era difficile, onestamente era difficile. Il panorama. Vabbè, ma hai detto paesaggio, panorama. Però era difficile, panorama. Era difficile. Dammi punti, un punto. Let's go. Il soggetto è qua. Medicina, malattia, cura. Può essere anche una malattia. Sì, malattia. Dove... Ha detto di sì. Sì, anche io non dava questa cosa. Dove gli occhi giocano. Cataratta. No, giocano una parte importante. Anche se non sono soggetti. Secondo me intende che il medico che. Cioè, ci deve vedere. Cioè, bene, l'occhio è una cosa che fa parte di questa. Di questo concetto. Di questo concetto. Okay, questa però... malattia la si ha in questo momento. Della notte. Insonnia. Cazzo. No, ma io purtroppo sono molto hard. Era pure hard. Insonnia non era facile. Vai. È un uomo. Ok. Di cinema. Ok, quindi è un attore probabilmente. Technically. È un uomo di cinema che questo qui è, metto qui perché c'è scritto titolo, marchio, nome. Parlando di un suo specifico lavoro, sì. Ok? Beh, è allora, reale o di fantasia? Allora, ti dirò che è reale, ma terrei anche lo storico. Storico. Ok, non vi fermate però allo storico nel senso Napoleone e Giulio Cesare. Quindi vuol dire che è anche probabilmente morto, perché è storico. Beh, no, perché no, magari però, se è un film dici, che ha fatto la storia. No, il film è storico. Parla ok, il concetto di una cosa storica, però vi ripeto, non vi fermate al concetto di storia napoleonica. Non è di la persona. Il soggetto è un uomo di cinema. Lui è chiaramente, come si chiama? No, aspetta, è Spielberg. Sì. Cazzo. È Jurassic Park. Sì, bravo. Lancialo. Ragazzi, sono troppo intelligente. Come l'hai capito? Scusa, Jurassic Park sulla base di che cosa? Storico, cioè molto più storico, molto più storico. Cioè io avrei messo la tartaruga. Vabbè, per simulare i rettili. Però qui la tartaruga mi dice no, significa lento. Altro. No, lento. Dovresti più. Andare su animali. Allora, è un luogo. Oh no, panorama. È un luogo che ha questa forma dalla vista dall'alto. Praticamente un pianeta. E dove ci sono allora dall'alto devi mettere questo. Degli oggetti di roccia qua. Grigi. La vista dall'alto. Sì, vista da, visto dall'alto è un luogo visto dall'alto di quella forma blu. Di quella no, non è blu. Okay, di quella forma è per darti idea di cioè nell'immaginario collettivo ci si immagina quello. Ok. All'interno ci si trovano degli oggetti di roccia grigi. Insecchio. Insecchio grigio pieno dei sassi. E quindi è un'isola. Sì. Con dei sassi grigi. Un'isola con dei sassi grigi. No, non dei sassi, degli oggetti rocciosi. Grigi. Oggetti rocciosi grigi. L'isola la luna. Oh, è l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua. Allora. È un luogo. No. No. Ah, ci tengo a dirvi che questo allarme che sentite non andrà mai più via. Perché? Perché non lo spegneranno mai. Dopo un po' si spegne automatico. Sì, bravo. L'ha spento ma lui. Ma chi sei? Bro, lei. Bro, lei. Vabbè. Non lo spegneranno mai. Vabbè, ne ho preso uno della categoria difficili. Vai. Vai. Che cos'è una persona? È una persona. È un gender fluid. Parla. O addirittura canta magari. È una persona che usa la bocca.
tua madre. Scusami, era bruttissimo. Ora manco ride, vedi, perché è un uomo di ferro, no? È un uomo d'acciaio e niente lo scalfisce. È un uomo. È un uomo di ferro. Di ferro. È già strong. Sfrutta delle caratteristiche. È una pornostar. Scientifiche. Sfrutta delle caratteristiche scientifiche ed è una persona che ha la bocca. Questo secondo me è molto importante. Ho paura su cosa c'entri la bocca. Ma infatti la bocca, bocca zero. È un muto. Ah, è un mimo. È un la mimo. La bocca è zero. Che la bocca è zero. Ma zero come zero zero, niente o nullo che non ha la bocca. E non che posso non... dirti. Ma è un perché mimo. Zero è niente. E cioè forse non può parlare. Però dammi un altro colore. Certo. C'è un altro concetto. To, so cosa dice. Altre persone. Niente. Che fanno? Uno. Altre persone uno, lui zero. Lui zitto tutto. Sì, ma uno cosa? Un orecchio? Ha un sordo muto? No. Attento, zii, attento, zii. È una persona allora, che per caratteristiche fisiche non è particolare. Non c'ha la è particolare. È tipo muto. Bocca zero. Però qua udito. Un altro concetto eh? Vuol dire che non per forza è lui. Vuol dire che però lo ascolti. Ma lui bocca zero. Bocca zero. Lo bocca... ascolti, ma lui bocca zero. Bocca zero, culo uno, comunque. Il linguaggio dei segni. Ah, è un... Un ventriloquo. Un ventriloquo. Un ventriloquo, cazzo, oh, vero. Oh, shit, il ventriloquo. Come facevo, ragazzi, a farvelo capire? Bocca zero. Minchia, hai scelto lo difficile. Hai scelto la più difficile della carta. Porca troia. Hai fatto bene. Ok. È una ricorrenza. Una ricorrenza Halloween. È una ricorrenza che si fa un po' in tutto il mondo, ma in particolare in questo posto molto caldo. Allora, sicuramente le persone sono sicuramente super felici di andare in questo luogo. Le persone ci vanno felici in costume. Piscina. No, è una festività. Nei posti molto che caldi. Cazzo è nello no, allora la ricorrenza è in tutto il mondo, ma questo qui in particolare è in un l'estate. Posto molto caldo. Anche perché non ci andresti in costume altrimenti. Non costume da bagno. Ah, costume. Carnevale. Rio. Fa caldo. Sì. Carnevale di Rio. Bravo. Minchia. È il carnevale di Rio. Figo, cazzo. Vabbè, andiamo con questa. Dov'è il personaggio dello spettacolo? No, che stai. Vabbè, sì, no, è lavoro. Vabbè, è un uomo. Che lavora nello spettacolo, professione nei film. Nei film. E, che tipo di film? Che tipologia? Ti posso dire però, è difficile poterlo fare, ti posso dire però che ha combattuto con un animale a mani nude. Largo e marrone. Un animale largo e marrone. Ah, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Revenant. Sì. Che si, allora, innanzitutto non si chiama Leonardo DiCaprio, si chiama Leonardo DiCaprio, impara la fonetica. Uno, non si chiama Leonardo DiCaprio. Leonardo. Non si chiama così. Perché non mi veniva in mente subito. No. Per cercare di batterti sul tempo. Leonardo DiCaprio. Leonardo. Che cazzo. Va bene, dai, proviamoci. Vai. È un uomo. Dammi la leggenda. Se... Per caso non lo regalo? No. È un uomo. No, è un altro uomo di scienza. Che cazzo? Heisenberg. Stephen Hawking. Uno scienziato Heisenberg. Vabbè, certo. Minchia. Non era uno scienziato. È un chimico. No, era uno che comunque. Era uno spacciatore. Vabbè. Stephen Hawking. Per me era uno scienziato. No. Allora va bene. Se per te era uno scienziato, consideriamo uno scienziato. Uno scienziato assolutamente. Vero. Di vero. Fantasy. E ti do anche il plot twist. Del tempo. Doctor Strange. Albert Einstein. La relatività. Certo. Devi cazzo. Comunque studiato. Poi tu mi hai detto è reale Doctor Strange. Ho detto effettivamente. Io ci credo, ok? Ma effettivamente secondo me esiste. Effettivamente l'attore esiste, cioè... No, è lui, esiste Doctor Strange. Dammi una doppia stellina, grazie. Ok, vai. Ce l'ho. Allora, è un modo di dire. Ok. Tanto va la gatta al lardo che ci lasci lo zampino. Non penso ci stia in una carta. Credo. No, non è un modo carpe di dire. Diem. Posso? Scusa, me l'ho fatto prendere da indovina chi. Guarda, è un modo di dire che ha a che fare con l'acqua. D'altronde il mare fa le onde. No, quest'acqua, pensa un po', scende. Una cascata di merda. No. Questa acqua scende. Se io ti dico acqua che scende, no? Qual è il primo? Un rubinetto. L'acqua che scende. Ma è un modo di dire. Oh, quindi? Scende la pioggia. Non è un modo di dire. Scende la pioggia. Non è un modo di dire. Piove sul bagnato. Sì. Madonna di Cristo. Bravo.
Vediamo, facciamo il conto, raga. Quante idee ho accumulato? Allora, io ho 2, 4, lanciando tutto sì, sotto no, i 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cazzo, 25. Sono 25. Non potevo. Ha vinto. Hai perso le tue. Sono 25. Ha vinto il Dredone. Vinto io. Erano 11 comunque. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo, come dicevo, utilizzato un po' regole nostre. Ma nessuno ha mai sì, ma nessuno conosce questo gioco. Vabbè, l'abbiamo fatto conoscere noi. E nessuno certo. utilizzerà le regole di base. Utilizzeranno tutte le nostre regole. Queste sono da bruciare. Le vai a toccare o... Cioè, che cazzo. Troppo lume, no? Ma no, cioè, no, ma in realtà, no, vabbè, in realtà dice le stesse robe, chiaramente. Cioè, non è che... Vabbè, le regole sono giuste. Spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a, non mi ricordo, 22 like al secondo. 22 like al minuto per sempre. Per sempre. Minchia, sarebbe un sono bastone. Tantissimi, sì. Sono veramente tanti. Beh, sono 120 like all'ora. 2000 like al giorno. Giorno. Sì, vuol dire che tempo 10 giorni ne hai fatti 30.000, 25.000. Tra un anno. Tra un anno sono più di like. Esatto, va bene. Certo. E niente, ci vediamo con un prossimo video a 22, anzi a 23.000 like con le donne nude. Tutte donne nude. Di Melagodo è la combo nuda. Delle cose che facciamo, se esatto. Versione Melagodo, versione donne nude. Ha capito, qua però dobbiamo tirare fuori gli archivi e... delle donne non nude. Non ho archivi. Non abbiamo archivi. Te giuro su mi madre. Mai avuto archivi. Ci vediamo alla prossima. La prossima.